Ok, vai. Allora, cari amici, questo video che adesso faremo è un video che è a metà tra l'informazione e la rassegna stampa. La prima cosa che ci interessava è un articolo che mi è particolarmente piaciuto di questa rivista, che è la rivista diretta dal professor Cosmo Salvemini. C'è un articolo che noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione perché è fatto molto bene. La vergogna della prescrizione. L'Italia è il paese dell'apatia giudiziaria, legale, burocratica, politica, tecnologica, e la nostra lobby politica non poteva non partorire quel capolavoro di lentezza elefantiaca che si chiama prescrizione. In teoria sarebbe anche una buona idea la prescrizione. Il suo scopo è di evitare che i processi, con il loro carico di spese legali e tribunali intasati, vengano eccessivamente prolungati. In verità anche questa legge si è rivelata diciamo sì. che abbiamo denunciato anche il procuratore esattamente, generale. Esattamente. Si è rivelata un'eccellente salvezza per lobby politiche, mafiose e criminali. Ora, questa è una denuncia che noi dobbiamo fare anche ai nostri amici, perché sennò le persone non capiscono qual è il meccanismo che questa gente mette in piedi per fregare i cittadini. Tanto per dirne una, la Corte Suprema di Cassazione ha da poco prescritto la condanna a 18 anni per Stefan Schmidheini, accusato di disastro ambientale per il processo Eternit, annullando di fatto anche i risarcimenti ai parenti delle vittime. Oh, ma questa è una ingiustizia assoluta messa in atto dalla magistratura, la quale può fare queste cose perché non c'è un cittadino, soprattutto i parenti che non li prendono, vanno lì con le scuri e gli tagliano le teste a tutti quanti, a sti mascalzoni. Però la prescrizione c'è per questi, ma per quello che ruba l'italiano che ruba la mela, per chi si costruisce una casa, sì, fai una casa abusiva, sì, non viene mai rimesso il reato, non decade mai. Esattamente. Cioè, è mai possibile che uno che un omicida, sì, si ammazza tre persone, Battisti, sì, no? Che è andato, e adesso lo hanno assolto, sì, perché è decaduto il reato, è stato prescritto il reato. È stato a spasso, come gli pareva, in Brasile, e adesso... Allucinato, guarda. Il pubblico ministero Guariniello ha promesso, non è una soluzione, adesso si apre il paragrafo omicidi, ma ci voleva Guariniello, che passa per essere... il non sì, plus però ultra... siccome sono passati 20 anni, sì, sono tutti prescritti. Esattamente. Quindi li fanno il processo farsa per omicidio, vengono condannati, ma non scontano la pena perché il processo è già prescritto, il reato è prescritto. E per fare questo ci perdono 50 anni. E prendono per il culo 2000 persone. No, prendono di più, 2000 persone che sono i familiari, ma tutto il resto, cioè che tutto il contesto sociale, perché l'intasamento provocato da quello si ripercuote sistematicamente su una marea di persone che hanno diritto a avere giustizia e in questa maniera non gliela danno. Schmidheini, con le sue scellerate decisioni relative ai suoi stabilimenti di Eternit, si è messo 258 morti sulla coscienza e stavolta l'accusa è di omicidio volontario. Ora, come dicevo, l'unico che si è mosso è stato Guariniello, che è lo Sherlock Holmes, poi non so se è lo Sherlock o lo Shemok, perché ancora i risultati delle ricerche di Guariniello non ce n'è uno. Sì, non...
e dovrebbe essere la volta buona, dal momento che persino in un paese dalla giustizia quasi inesistente e dalla elefantiaca burocrazia come il nostro, i reati che prevedono l'ergastolo non possono scadere in prescrizione. Non però muore per tempo, state tranquilli che Smithlin, questo cazzo di nome qua, muore prima, ci sono accertati che abbia una malattia e quindi tranquillamente non potrà fare l'ergastolo perché muore prima. Ma campione assoluto della prescrizione rimane come sempre Mr. B, e in effetti è vero, e qui vogliamo fare una considerazione. È ormai finito in prescrizione un suo intero curriculum di reati, tra corruzione semplice, lodo Mondadori, finanziamenti illeciti ai partiti, al Iberian, falso in bilancio, Fininvest e processo Lentini, e rivelazione di segreti d'ufficio Unipol. Cose che in un paese civile avrebbero distrutto la carriera politica di chiunque, ma non qui da noi, dove condanne e reati sembrano essere una condizione indispensabile per entrare in politica, escluse lodevoli ma rare eccezioni. Ma Mr. B nel nostro paese è sempre stato in buona compagnia. Aldo Brancher, un veterano in negativo di Tangentopoli, fu anche campione di falso in bilancio e finanziamenti illeciti dai partiti, uno dei reati finiti in prescrizione, l'altro depenalizzato, guarda caso proprio dal secondo governo Berlusconi. Marco Biagi venne ucciso dalle Brigate Rosse il 19 maggio del 2002 e per la sua mancata scorta vennero indagati per cooperazione colposa in omicidio colposo Claudio Scajola e Gianni Di Gennaro, all'epoca rispettivamente ministro dell'interno e capo della polizia. Ma Claudio Scajola fece di più, disse che quel povero disgraziato di Marco Biagi era un rompicoglioni, cioè uno che chiedeva la scorta e aveva ragione di chiederla, una scorta che viene data impunemente e che è un grande spargimento di soldi al più testa di cazzo dei figli, alla Boldrini, e 27 persone esattamente, dei figli, dei nipoti, di sotto il bio, alla Boldrini e del suo amante. A questi viene dato sistematicamente, a quelli a rischio mai, compreso Aldo Moro. Ma la Boldrini, la Boldrini è uno di loro. Certamente. Mentre Biagi non era uno. Appunto, di loro. Ricordiamoci, Aldo Moro fu ucciso e la sua scorta fu uccisa perché non gli venne data la macchina blindata. Ricordiamocelo bene. Anche tutto questo è appena scaduto per prescrizione. E ormai viene da pensare che in Italia i processi vengono deliberatamente prolungati per decenni proprio con lo scopo di far finire in prescrizione tutte le accuse. Questo è accaduto a me quando accusai il professor Angelo Capparoni, presidente dell'Accademia dell'Arte Sanitaria, di essersi fregato attraverso una complicità col direttore di una filiale bancaria che è situata dentro l'ospedale Santo Spirito, di un miliardino chi più chi meno. Il processo venne prolungato finché il personaggio venne sì condannato, si era fregato appunto con degli assegni falsi firmati da lui, e avrei dovuto firmarle io nella veste di responsabile amministrativo dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria. Li firmava lui, perché se l'avesse firmati falsificando la mia firma, la questione per me sarebbe stata abbastanza molto più complicata grave. A dimostrare che non era la mia firma. Invece lui, tranquillo, da tipico massone, da tipico ex esponente del Partito Socialdemocratico, tranquillo, firmava con la sua firma su assegni che non erano validi perché dovevo firmare io. Vedete in che cazzo di giustizia siamo. Il processo fu prolungato oltre 10 anni, lui fu condannato, ma ovviamente cadde in prescrizione. Il tutto è durato, ricordo che andavo a conferire con il magistrato che faceva l'inchiesta, che aveva davanti a sé due faldoni erti almeno 20 centimetri. Ma che 20 centimetri? Erti così, 70-80 centimetri l'uno. Di tutta la documentazione che era stata raccolta su questo strano personaggio, che era stata raccolta mobilitando polizia ferroviaria, polizia stradale,
carabinieri, vigili del fuoco, perché lui non aveva fatto mettere a norma la sala bellissima dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, dove a tutt'oggi continuano senza essere messa a norma antincendio e convegni di altissimo livello, hai capito? E come ho detto, carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani, tanto per cambiare. Per contro, i 13 anni di detenzione a Fabrizio Corona per estorsione sono stati ben svelti a confermarli una condanna che in Italia talvolta non viene combinata nemmeno per omicidio doloso, a patto di far parte di una qualsiasi lobby. E su questo noi ci dobbiamo soffermare un istante. Primo, tutte le accuse che sono state fatte a Berlusconi erano accuse che servivano, io ricordo quando Berlusconi lo disse, erano tutte accuse di carattere esclusivamente politico, si trattava praticamente di non farlo operare. E lui diceva: io non ho potuto operare, non ho potuto realizzare i miei programmi perché ho dovuto passare buona parte del mio tempo a discutere con i miei avvocati. Questo volevano i magistrati, non la condanna di Berlusconi. Si trattava semplicemente di non far operare Berlusconi. Hanno ottenuto i risultati, Berlusconi l'ha lasciato a casa. Per contro, Fabrizio Corona, il quale sicuramente non è un angioletto, non è un angioletto, e sono convinto anche che servisse il suo matrimonio con Belen di copertura, perché questi matrimoni o queste relazioni amorose in Italia ci sono sempre state e sono servite sempre di copertura. Evidentemente il personaggio il sesso è sempre una molla molto sì, importante, è una copertura, risultava che di lei gestione delle persone, risultava che lei era amante o moglie di Corona, in realtà se la faceva con qualche di altro, incoronato sempre incoronato, potrebbe essere un papa o potrebbe essere un uomo importante della politica, un santuomo, un democristiano, un presidente della Repubblica, qualora fosse stato leggermente più in gamba di quello che avevamo all'epoca, eccetera. Comunque lui sta in galera, si è permesso probabilmente di chiedere troppi soldi per questa sua funzione di copertura. Senza contare i numerosi piccoli commercianti. No, l'hanno rilasciato, eh? Ah sì? L'hanno rilasciato 3-4 giorni fa. Ah, ecco, va bene. L'hanno rilasciato. L'hanno spaventato, va bene. L'hanno spaventato. Ha detto: ti facciamo un culo tanto. E quello ha detto: scusate tanto, ti ritiro tutto, non è vero. Le fotografie che ho fatto non so dove sono andate a finire. Senza contare i numerosi piccoli commercianti. Questo vedrai che lo trasformeranno in un grande debunker. Un paio d'anni comunque ce l'hai fatti, due o tre anni sì, ce l'hai fatti. Ti fanno vedere da tutto. Le 13. No. Cioè che strizza di vedere. A uno che era abituato alla bella vita, intendiamoci. Senza contare i numerosi piccoli commercianti che si sono visti rovinare l'azienda per uno scontrino non rilasciato. Insomma, in Italia la legge non sembra uguale per tutti. Un criminale viene fatto spesso ministro o deputato, mentre un paese civile va direttamente in galera. Guarda lì a Napoli, quello che finalmente oggi il nostro caro capo del governo ha detto: no, lo abbiamo in base alla legge. Tal dei tali? No, non mi viene in mente quella ultima sugli indagati, su quelli già condannati che non possono partecipare. Sì. Condannati in primo sì, grado. Sì, ma lì l'operazione la conosciamo, l'hanno tenuto in piedi perché lui potesse nominare il suo successore. Quella è la ragione, poi il resto non conta niente. L'autore di questo splendido articolo è Emiliano Federico Caruso, che va citato perché è una cosa importante. Volevo leggere questa prima cosa che è molto interessante. Sempre nell'ambito delle carcerazioni abbiamo qui la pubblicità di un libro, Lettere dal carcere. Questo qui si è permesso di contestare la vulgata generale e l'hanno messo in galera. Leggiamo quello che c'è scritto qui, poi diremo dove è reperibile. Chi vuole comprare questo libro, diciamo anche dove lo può comprare, costa poco ovviamente, e l'acquisto di questo libro, mi è arrivata la pubblicità questa mattina, io sicuramente lo comprerò, è anche indirettamente una collaborazione con una persona seria che si rifiuta di negare ciò che pensa, cosa vorrebbero invece i soliti catoni, no?
che conosciamo. Il volume raccoglie 7 lettere inviate dal carcere da Mirko Viola all'amico avvocato Edoardo Longo. In carcere duro e di isolamento, Mirko Viola è un prigioniero politico della incipiente dittatura del pensiero unico imposta dalla lobby ebraica che inibisce ogni diritto di critica e di ricerca storica. Difficile pensare che in un paese civile e in uno stato di diritto un cittadino possa marcire in carcere per meri reati d'opinione, ma in Italia e in Europa succede. La intera lobby ebraica insorse per impedire al prigioniero la pubblicazione di queste lettere, diffuse sul web ed ora raccolte in volume con la riproduzione degli originali. Il volume raccoglie anche vari commenti illustrativi della grave crisi del diritto e della legalità giudiziaria in cui si trova l'Italia, tiranneggiata da varie lobby, fra cui la più disumana, quella ebraica. Un testo scioccante ma necessario per svegliare le coscienze civili. Questo libro è stato dedicato una pagina Facebook. Digitare su Google processi politici in Italia. Digitare su Google processi politici in Italia per reperirla. Documentazione poco conosciuta. Per acquistare il libro consultare questa scheda sul retro, ma la cosa interessante che adesso noi diciamo è appunto questa: processi, andare a vedere su Google la voce processi politici in Italia. Questa è l'Italia di oggi, cari amici, che ci permette a noi ancora di parlare, non so fino a quanto, però al momento che possiamo farlo lo facciamo. Io qui chiuderei. Se resta un po' di tempo, se resta un po' di energia elettrica qua, se me lo puoi andare a vedere, perché se resta, c'ho un'ultima cosa da dire tra le tantissime che mi sono portato. Allora, l'ultima cosa, perché il resto lo diremo domani, dopo una ennesima denuncia che andremo a fare. Allora, vi voglio far vedere una cosa che bene che sia. Siamo arrivati a quasi 200, eh? Sì. Allora, questo è un libretto, Gamadi, i principi del comunismo, 25 domande a Friedrich Engels, 1885-2005. State bene a sentire, questo è Friedrich Engels. Amico e compare di Max Weber. Di Marx. Lo so. Karl Marx. Lo so, ho detto Marx Weber. Quale sarà lo svolgimento di questa rivoluzione? Domanda. Risponde Engels. Prima di tutto, la rivoluzione del proletariato instaurerà una costituzione democratica e con ciò il dominio politico diretto e indiretto del proletariato. Infatti in Inghilterra non è mai successo niente. Esattamente, 1885-2005. Siamo nel 1885 qui comunque. Nel 2005 è la pubblicazione di questo opuscolo. No, ma Engels l'avrà detto attorno al 1880, 1870, queste risposte. Certo, siamo nel 2005 e si riproduce le risposte che... Nel 1885. Ah, ecco, ok. Il dominio politico diretto e indiretto del proletariato, diretto in Inghilterra, dove i proletari costituiscono già la maggioranza del popolo. Questo è vero, era vero. Era vero, tutt'oggi, ma non esistono. Cioè, il popolo, ripetiamo... In Inghilterra non ha nessuna valenza. Non ha nessuna valenza, non conta niente, nasci valletto, finisci valletto, tuo figlio continuerà a rimanere valletto e va bene a tutti quanti. L'Inghilterra e gli Stati Uniti sono i paesi dove c'è minore dinamica sociale, il che non vuol dire, attenzione, che queste persone debbano stare necessariamente male, significa semplicemente che lo contano un cazzo, è diverso. Leggeremo nei prossimi giorni le valutazioni del grandissimo Voltaire. Per esempio, le ultime recenti statistiche sul tenore di vita degli inglesi è un buon tenore di vita, migliore, sì, del nostro. Sì. Hanno una capacità di spesa maggiore e quindi anche un proletario che però ha un lavoretto
decoroso, riesce a campare decorosamente. Voi andate a vedere i filmati di questi piccoli centri cittadini. Londra, l'Inghilterra c'ha Londra e nient'altro. Beh, Edimburgo. Ma forse sì, ma Edimburgo è una bellissima città, ma è una bella città, ma non è una metropoli. È una certo. Non è proprio una metropoli. No, certo. Allora, sono tutti piccoli centri cittadini dove basta vedere tutti i filmati che ci fanno vedere tutti i giorni, Sherlock Holmes e compagnia cantante, e quell'altro importantissimo, come si chiama quell'altro investigatore? Ma cazzo, non la vedo la televisione. No, vabbè, quell'altro, quello di Agatha Christie. Agatha Christie. No, non è Agatha Christie, è l'autrice. Creato, ah, ok, sì. Ha creato un personaggio. Vabbè, poi mi verrà in mente. Sì, vabbè. Sono su piccoli centri cittadini dove vivono bene e dove ci sono tanti valletti. Chi è valletto? È un signore, capito? Ma resterà sempre valletto. Il mondo anglosassone è privo di dinamica sociale. Come ripeto, leggeremo in futuro delle opere splendide di Voltaire relative all'America e quello che i bianchi hanno fatto ai nativi americani, che Voltaire già lo scriveva nel Settecento, e quello che poi perché faceva parte dei nemici di quelli che aggredivano i residenti, diceva, i nativi. Esattamente, diceva le cose come stavano Voltaire. E soprattutto, interessantissimo, perché sennò uno non lo capisce, è la sproporzione tra gli schiavi negri e la popolazione bianca. Gli schiavi negri erano 10 volte la popolazione bianca in qualsiasi zona dell'America, centro-nord. Però la Louisiana era francese e c'aveva le stesse condizioni. Esattamente, io non parlo mica soltanto delle colonie, anzi ci sono alcune colonie, soprattutto... della Louisiana è stata una chicca storica, sì, proprio. La colonia, vabbè, ma era Napoleone quello che faceva. Sì, 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 sì. Aveva bisogno di soldi, se in quel momento... Dice, mi costa per difenderla, mi costa per armare una truppa che mi serve qui in Europa, quanto mi dai? La logica è questa. E la cosa interessante che volevo dire invece riguardava il fatto che a tutt'oggi il territorio dei quaccheri era veramente un territorio dove non esisteva questa ossessione protestantica, perché i quaccheri erano veramente una popolazione di gente mite. Gaiosa. E si era. E non si, Gaia, gaiosa. E si era creata tutto un sistema legislativo che leggeremo, perché è interessante. Ma andiamo avanti, attenzione. Diretti in Inghilterra dove i proletari costituiscono già la maggioranza del popolo. Indiretto in Francia e in Germania, dove la maggioranza del popolo è costituita non soltanto di proletari, ma anche di piccoli contadini e di piccoli borghesi. L'Italia non viene citata da questo punto di vista, perché l'Italia sociologicamente contava pochissimo all'epoca in cui parlava Engels, perché all'epoca, e qui vogliamo dire che il marxismo nasce nella preoccupazione del proletariato, e la lotta per il controllo del proletariato, il controllo ideologico, ha avuto come epicentro i mazziniani e i marxisti, e hanno vinto i marxisti con la truffa, anche perché Mazzini stesso, vivendo a Londra, era a contatto con le tristi condizioni del proletariato inglese di quell'epoca. Parlo del 1800, che va dal 1830 al 1880. Che solo ora, per l'appunto, si trovano nello stadio di transizione al proletariato e diventano sempre più dipendenti dal proletariato in tutto i loro interessi politici, e quindi dovranno presto adeguarsi alle rivendicazioni del proletariato. Ciò costerà forse una seconda battaglia, che però può finire soltanto con la vittoria del proletariato. La democrazia sarebbe del tutto inutile al proletariato se non venisse subito usata quale mezzo per ottenere ulteriori misure che intacchino direttamente la proprietà privata e garantiscono l'esistenza del proletariato. Principali tra queste misure, come risultano fin d'ora quali conseguenze necessarie della situazione esistente, sono le seguenti. Attenzione, limitazione della proprietà privata mediante imposte progressive, forti imposte di successione, abolizione della successione per via collaterale, fratelli, figli di fratelli, prestiti forzosi, eccetera. 2.
espropriazione graduale dei proprietari fondiari, dei fabbricanti, dei proprietari di ferrovie e degli armatori navali, in parte mediante la concorrenza dell'industria di Stato, in parte direttamente contro l'indennizzo inassegnati. 3. Confisca dei beni di tutti gli emigrati e ribelli contro la maggioranza del popolo. Qui ovviamente si parla ovviamente dei soliti emigrati che riguardano le lotte interne di questi paesi, soprattutto Francia, cioè parliamo sempre degli emigrati, e Inghilterra. Ma emigrati non perché emigrano negli altri paesi per povertà, emigrati intesi proprio come emigrati della rivoluzione francese. Organizzazione del lavoro, cioè impiego dei proletari nelle terre nazionali, nelle fabbriche e nelle officine, colché verrà eliminata la reciproca concorrenza fra gli operai e i fabbricanti, finché esisteranno, saranno costretti a pagare lo stesso salario più elevato che è pagato dallo Stato. Uguale obbligo di lavoro per tutti i membri della società fino all'abolizione completa della proprietà privata, formazione di eserciti industriali, specialmente per l'agricoltura. Accentramento del sistema creditizio, accentramento del sistema creditizio e della finanza nelle mani dello Stato mediante una banca nazionale con capitale dello Stato e soppressione di tutte le banche private e dei banchieri privati. Aumento delle fabbriche nazionali, delle officine, delle ferrovie e delle navi, dissodamento di tutti i terreni incolti e miglioramento di quelli già dissodati, nella stessa proporzione con la quale aumentano i capitali e gli operai a disposizione della nazione. Educazione di tutti i fanciulli, a cominciare dal momento in cui possono fare a meno delle prime cure materne, in istituti nazionali e a spesa della nazione. Educazione e lavoro di fabbrica insieme. Costruzione di grandi palazzi sui terreni nazionali per abitazioni in comune per comunità di cittadini le quali esercitano tanto l'industria quanto l'agricoltura, riunendo così i vantaggi tanto della vita cittadina che in quella rurale, senza condividere la unilateralità e gli svantaggi dell'una e dell'altra maniera di vivere. Demolizione di tutte le abitazioni e di tutti i quartieri malsani e mal costruiti. 11. Uguali diritti di successione tanto per i figli legittimi che per i figli illegittimi. 12. Accentramento di tutti i trasporti nelle mani della nazione. Ora, io ho letto queste cose per dirvi che tutte queste cose furono fatte dal fascismo in Italia, ok? E non l'ha fatto, e dal fascismo in Italia, viceversa, Engels in Inghilterra non l'ha mai fatto, e non l'ha fatto nessuno. No, l'hanno fatto il nazismo. L'hanno fatto il nazismo in parte. L'hanno fatto il peronismo. Le industrie hanno fatto i villaggi degli operai. Le industrie, sì, ma le industrie inglesi, eh? Sì, sì. Le industrie hanno fatto i villaggi degli operai, lo sappiamo perfettamente, ma era una questione di interesse industriale, perché avere gli operai a portata di mano, certo, gli permetteva di non farli arrivare in ritardo e di avere un'interconnessione che io conosco molto bene. Di controllarli. Quando entrai nella industria per la quale ho lavorato fino a quando sono andato in pensione, e lì loro, era una grande industria, una grande multinazionale, i dipendenti operai vivevano tutti nelle case che avevano gratis dall'industria, che è una grande multinazionale svizzera, e a 100 metri di distanza dalla fabbrica. E all'epoca io ricordo che c'erano dei lavori che erano veramente terrificanti. Ad esempio, l'azienda per la quale io ho lavorato era una multinazionale del farmaco, c'erano delle operaie che passavano tutto il giorno al buio e con delle lucette per vedere se dentro le fiale per le iniezioni delle sostanze che dovevano essere c'erano delle impurità a vista. Madonna, come facevano? Ecco appunto. Dopo 3 o 4 anni diventavano cieche? Come minimo. E io quando entrai in quell'ambiente rimasi stupito, e queste donne, evidentemente ci sarebbe stato un ricambio, io non l'ho chiesto, forse un ricambio. Adesso per fortuna c'hanno delle apparecchiature microscopiche, ma io parlo dell'inizio degli anni 60. E con questo ritengo al momento che vale la pena di chiudere. Okay. Importantissimo
quello che ha detto la nazionalizzazione delle banche. Questa è la cosa più importante. È l'unica che è stata fatta. Ha detto anche un sacco di cazzate del tutto folli. Vabbè, mica tanto, mica tanto. Alcune cose apprezzabili, altre molto buone, quelle che potevano banca, essere fatte sono state fatte, ma anche cazzate assolute. E soprattutto l'Inghilterra non l'ha mai fatto, esatto, mai fatto nessuna rivoluzione, non ha mai fatto nessuna lotta al potere veramente, mai. No, quella di Cromwell, vabbè, ma se la sono vista tra di loro, sì, sì. Erano un discorso molto tra di loro, certo, però, molto tra di però loro. L'hanno confusa, sì, come una rivoluzione, è no? Finita, è finita. È finita col taglio della testa di un re, il quale a sua volta però aveva fatto già tagliare tante altre testine, eccetera, eccetera. Bene, finiamo qui.